Ma come non sai chi è questo ragazzo? Lui è Gabriel Antonini, una delle stelle del competitivo italiano che con queste tattiche e istruzioni si è qualificata a uno dei tornei più importanti della stagione. Bentornati sul mio canale YouTube. Questo fine settimana c'è stato l'FC Pro Open Global Qualifier, ovvero un torneo dal vivo a Londra con i migliori 64 giocatori del mondo che si sono andati a contendere i 16 posti disponibili per il Pro Open, ovvero una competizione che si terrà da fine novembre fino a inizio febbraio e che vedrà sfidarsi giocatori del calibro di Tex, Anders, Obrun, eccetera, sempre dal vivo lì a Londra. Tra questi giocatori ci sarà anche il nostro Gabriel Antonini, un ragazzo italiano di 17 anni che per la prima volta andava a fare un torneo di questo tipo e ha sbaragliato letteralmente la concorrenza, arrivandosi a qualificare sconfiggendo Levi de Verd alla partita decisiva senza mai perdere. E oggi vi vado a portare quelle che sono le sue tattiche e le sue istruzioni. Il modulo in questione utilizzato da Gabriel è il 4-4-2 con i due CC, quindi la versione quella un po' più tra virgolette offensiva. E penso che tanti di voi saranno contenti di sentir parlare di questo modulo, che è un po' un aggiornamento, se vogliamo, di quello che è stato il video delle tattiche e istruzioni di Anders uscito a inizio di FC 24 e che, come possiamo andare a vedere, poi avrà una serie di cambiamenti anche abbastanza interessanti. Il 4-4-2 lo conosciamo benissimo, per cui andando a fare un rapido ripasso di quelle che sono le carte, i giocatori che andiamo a scegliere per andare a fare un 4-4-2 efficace, partendo dai difensori centrali, ormai lo avete capito che la coppia, almeno a mio modo di vedere, deve essere formata da un giocatore con il blocco plus, in maniera tale da poter utilizzare la CPU all'interno dell'area di rigore, soprattutto per andare a bloccare i tiri degli avversari. E poi abbiamo un giocatore che deve avere il gioco d'anticipo plus. In questo caso Militao non ce l'ha, però è un giocatore che ha un po' quello stile di gioco e per cui per una questione di intese io vado ad utilizzare Militao. Quindi, premesso adesso che abbiamo due difensori centrali che si vanno a completare a vicenda, sui due terzini la scelta praticamente è la medesima, perché qui non siamo troppo vincolati con i playstyle, diciamo che possiamo utilizzare un po' quello che ci pare, però dobbiamo avere due giocatori che sono in grado di fare entrambe le fasi con tanta intensità. Quindi in questo caso io vado a utilizzare Marcos Llorente da terzino, così come la Rolfo, entrambi giocatori con alto alto di work rate, Llorente completissimo. La Rolfo magari cede un po' il passo rispetto a giocatori come Mendy, però è premiata dal work rate che veramente la rende devastante. A centrocampo la solita coppia, anche qui abbastanza ben assortita, ovvero con un giocatore che tiene un po' più le redini del centrocampo, ma che comunque non è che con la palla tra i piedi fai disastri come Bellingham, e dall'altra parte la Bommati, anche lei alto alto, che poi sarà il centrocampista che ci andrà a dare maggiormente una mano in fase offensiva. Su due esterni, due giocatori rapidi, meglio ancora se con le skill, perché col 5 skill riuscite a fare la suola e lo scoop turn, che è una skill fondamentale, che poi arriverà finalmente anche a un tutorial sulle skill che mi avete chiesto in tantissimi. Le due punte devono essere due punte agili, due punte in grado di poter calciare molto bene con entrambi i piedi, quindi se non vogliamo il 5 piede debole della Putellas, quantomeno un 4, meglio ancora se comunque vi andate a prendere anche in questo caso dei giocatori che abbiano almeno 4 di skill per poter fare proprio quelle basilari per poter battere l'avversario nell'uno contro uno. Ma andiamo a vedere adesso le tattiche e partiamo proprio dalla difesa, uno stile di difesa in questo caso che adottiamo equilibrato. Quello che cambia dalle tattiche di Anders è già l'ampiezza, perché andiamo ad utilizzare un 35, quindi molto stretto in mezzo al campo, in maniera tale che, come potete vedere dallo schema di destra, gli esterni si ritrovano a marcare gli esterni avversari. Vedete, praticamente sono in posizione perfetta per andarli a coprire. I due difensori centrali stringono molto bene sul due punte e chiaramente i due terzini si ritrovano sui vertici alti dell'area di rigore, pronti a poter dare una mano ai nostri esterni per andare a coprire le avanzate avversarie. Per quanto riguarda la profondità, in questo caso Gabriel utilizza un 72, quindi non il famigerato 71 accademico, ma addirittura un parametro in più, perché preferisce stare alto, preferisce far sì che la squadra stia in questa posizione molto offensiva per cercare di recuperare la palla alto, che poi permette di innescare un contropiede molto veloce e letale per punire il nostro avversario.
Per quanto riguarda la costruzione della manovra, utilizziamo invece equilibrato, come al solito, e sulla creazione delle occasioni anche qua un parametro abbastanza standard che è passaggi diretti. Ancora una volta, rispetto però a quelle che sono state le tattiche di Anders, utilizziamo un'ampiezza 40, un'ampiezza 40 che quindi ci permette di avere una squadra un po' più vicina, una squadra che ci permette dunque di poter fare maggiormente scambi e 1-2 tra i nostri giocatori, permettendo dunque di liberarsi, prendere campo e poi essere serviti in profondità. Per quanto riguarda i giocatori in area, utilizziamo 6 in maniera tale da non avere un parametro predefinito e favorire leggermente questo inserirsi all'interno dell'area di rigore dei nostri attaccanti quando iniziamo a manovrare la palla da una parte all'altra. Sugli angoli 2, per evitare eccessivi giocatori in area di rigore e batterli magari più vicino e fare una costruzione della manovra di questo tipo, mentre le punizioni 1 come al solito per scampare dai contropiedi. Andiamo a vedere le istruzioni. Istruzioni come al solito canonica per il portiere: se avete un portiere forte, uscite sui cross e portiere fuori dai pali per evitare di essere puniti sui traversoni e soprattutto per essere pronti quando vengono mandati in profondità i giocatori avversari, col portiere che si ritroverà già in una posizione intermedia in maniera tale da favorire l'uscita col triangolo. Per quanto riguarda poi invece le istruzioni dei difensori centrali, non tocchiamo assolutamente niente. Sui due terzini andiamo canonici, ovvero mettiamo resta dietro in attacco e sovrapponiti, il resta dietro in attacco in maniera tale che ci andiamo a andare a noi a gestire gli inserimenti, e il sovrapponiti sempre per far sì che l'inserimento avvenga al di fuori di quelli che sono i giocatori avversari, in maniera tale da andare ad occupare più campo quando andiamo ad attaccare. Poi per quanto riguarda invece i due centrocampisti, andiamo ad utilizzare resta dietro in attacco e Kobli al centro su entrambi. Anche in questo caso andiamo dunque a sfruttare noi quelli che sono gli inserimenti manuali sia della Bombatica che di Bellingham, quindi senza avere uno dei due che è sempre riferimento, anche per dare più imprevedibilità alla nostra manovra. Sui due esterni la novità principale di quello che è questo 4-4-2 rispetto ad Anders, perché se vi ricordate Anders utilizzava rientra in difesa, taglia dentro ed entra in area per il cross su entrambi i giocatori. Quello che però cambia in questo caso è che non manca l'accorcia, ovvero sull'inserimento di supporto non andiamo a mettere né inseriti alle spalle né appunto l'accorcia stesso. Questo per quale motivo? Per evitare che l'esterno si venga ad abbassare troppo anche quando non l'abbiamo richiamato in fase difensiva, e quindi favorire poi la pressione dell'avversario quando noi andiamo a cercare di costruire la nostra manovra d'attacco. Per quanto riguarda poi invece i nostri due giocatori offensivi, ovvero le due punte, utilizziamo inserisciti alle spalle senza rimani centrale e senza rimani avanti. Questo per quale motivo? Andiamo dunque a gestire ancora una volta abbastanza noi fino a qui alla linea mediana di campo gli inserimenti, però vogliamo poi che le nostre due punte si buttino in profondità in maniera tale da abbassare la difesa avversaria e favorire gli inserimenti dei giocatori che arrivano da dietro. Non utilizziamo né rientra in difesa né rimani avanti. Per quale motivo? Perché per avere una gestione un po' più bilanciata di questo modulo, Gabriel utilizza ripiegamento attaccante con le freccette dal primo minuto. Quindi per avere una squadra più compatta voi vi andate a inserire il ripiegamento attaccante, poi se vedete che la situazione è un po' di stallo, volete un po' più di riferimento lì davanti, lo andate a deselezionare senza che vi mettete pausa, cambiate le istruzioni, quindi molto comodo anche questo tipo di impostazione qua. Ragazzi, per questo video è tutto, ancora tanti complimenti a Gabriel per essersi qualificato, fatemi sapere nei commenti se proverete questo modulo e mi raccomando, vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, vi auguro una buona giornata, un salutone al vostro Liberoschi e a presto, ciao!